parliamo di ChatGPT. ChatGPT è un sistema di intelligenza artificiale con cui tu puoi parlare, se vogliamo usare questo, perché è troppo umano questa cosa di parlare, e chiedere qualsiasi cosa. È allenato con tutti i dati dall'internet, prima da 2021 e prima, tutto. Tu puoi chiedere qualsiasi cosa e ti risponde. È uno dei sistemi più utili che ho mai usato nella mia vita. Hanno detto che l'intelligenza artificiale, che non è molto intelligente in generale, è solo un modo di dire, perché non è che capisce, non è cosciente, non è umano. Tendiamo di antropomorfizzare le cose, gli animali e la tecnologia. Abbiamo questa tendenza. Sono usciti un sacco di sfide riguardando questa tecnologia. Il plagio. Un insegnante riesce a capire che un studente che ha scritto un saggio ha usato ChatGPT o no? Tu puoi scrivermi un'introduzione di una tesi che parla di ingegneria gestionale nell'azienda Google, in cui io voglio che tu parli di questi argomenti in questo ordine e approfondisci questo, e lo fa. E dopo di dire, ma lo voglio in un stile di, diciamo, la voce di questa persona, e lo riscrive. Questo è un potere impensabile. Pericolosissimo. Anche. Pericolosissimo. Ci sono tanta politica dietro questa cosa anche. Per esempio, io ho chiesto, scrivimi un discorso su ChatGPT nella voce di Barack Obama. E l'ha fatto. Anche i suoi piccoli modi di dire le cose. Io ho chiesto la stessa domanda nella voce di Donald Trump. Non l'ha fatto. Ha detto per censura, per l'inclusione, equità. Non riesco di fornirti quello che stai cercando. È molto strano. Ma se tu dici al sistema, questo non è molto equo, il fatto che tu hai dato una voce, scusami, sì. E dopo lo fa. Perché dobbiamo ricordare, è stato addestrato con tutti i dati. Non ti hanno chiesto, non mi hanno chiesto di sfruttare i miei dati. Però. Ma l'hanno sfruttato lo stesso. Qualsiasi cosa che tu inserisci quando tu fai una domanda, stai addestrando il sistema. Si allena con quello che scrivi, diventa più intelligente nei banchi dati. Allora, devi anche controllare quello che tu fornisci al sistema, perché userà i tuoi dati verso quei fini. Allora, c'è questa tendenza quando stai parlando, quando tu stai chiedendo cosa di dare del tuo, scrivimi, puoi fare, no, dillo e basta. Io ho detto, mi sa di non darlo del tu, non dire tu al sistema come se fosse una persona. Non è nemmeno intelligente, è un algoritmo, sono numeri. I LLM si chiama questi sistemi, i Large Language Models. Fanno solo collegamenti tra parole, non è che capisce come noi capiamo che cosa significa una parola, collegamenti tra le parole. Noi capiamo. Cioè, ChatGPT non sta copiando e incollando dai testi esistenti. Sta creando. Se tu dici, scrivimi una poesia su Anduja, lo farà. Lo farà e lo farà bene. Era la cosa che finora, fine 3 mesi fa, hanno detto l'unico compito che intelligenza artificiale non riesce a fare sono 2 cose, l'arte e la poesia. Fa arte e fa poesia. Se vogliamo vedere un valore che sostiene, cioè GPT, che è molto utile, nel mondo scientifico il nostro compito è di pubblicare. Pubblicare o morire, si dice in Nord America. Publish or perish, pubblicare o morire. Perché se non esiste l'abilitazione, se tu vuoi avere una promozione, devi pubblicare nelle riviste buone. Come possono avere l'accesso al mondo inglese, che a livello internazionale è il mondo inglese? Le riviste in inglese, pubblicano solo in inglese. Sembra che esclude un po' le persone che non sono madrelingua inglese, perché visto che le più grandi riviste internazionali ricevono così tanti articoli, rifiutano la maggior parte, già ricevono un articolo non scritto perfettamente in inglese, è già un buon motivo di rifiutarlo, prima di mandarlo in recensione. È un modo di prescegliere, di filtrare. C'è GPT, che cosa ti darà un accademico che non è madrelingua inglese? O non madrelingua italiano, non sono madrelingua italiano. Ho scritto un articolo adesso in inglese e ho chiesto a ChatGPT di tradurlo in italiano, e lo traduci in italiano perfetto.
Perché ChatGPT riesce a fare delle traduzioni perfette. Allora, uno non deve nemmeno scrivere in inglese, non scritto bene, scrivere nel tuo madrelingua e dire tradurlo, e lo traduce. E già tu stai dando accesso al mondo scientifico, alle persone che non sono madrelingua inglese, ma sono costrette di scrivere in inglese. Quindi questo può essere un utilizzo buono. Un utilizzo buono. Italia, garante del privacy, ha proibito l'accesso. Allora, io non sono d'accordo col garante. OpenAI non cambieranno mai per Italia. Ma stai scherzando? No. Allora, tu hai bloccato l'accesso a un sistema che è sicuramente abusiva. È abusiva. Hanno usato tutti i nostri dati senza il consenso. L'hanno fatto ormai. C'è una politica che mi disguste dietro i filtri che loro hanno messi. Tu hai detto che tu hai addestrato il sistema con tutti i dati dell'internet? Va bene. Io scoprirò quello che è giusto o non giusto per me. Non è che tu mi dici, non va bene che scrivo un testo nella voce di Barack Obama e non Donald Trump. Ma per qual motivo la voce, lo stile di Trump viene immediatamente... Perché lui è da destra. E quelli che hanno creato il sistema è dalla sinistra. Silicon Valley non esiste, parliamo così, più liberali, liberali, okay, okay, conservatori, liberali. Meglio questo, okay, perché sì. Destra e sinistra no, sono no, false, no. Sono alla fine sono tutti criminali. Allora, quelli lì che hanno una certa politica, come Robert Moses che ha costruito le cavalcavie, hanno preso il vantaggio, il loro vantaggio, essendo progettisti, diciamo un ruolo sacro nel mondo tecnologico, come le prete in chiesa, i progettisti nel mondo, le nuove idee sono la tecnologia. Cos'è l'ultima cosa che la maggior parte delle persone guardano prima di andare a dormire? Il telefono. Quello è il nuovo Dio. Allora, chi sono i sacerdoti di questo nuovo Dio? Sono i progettisti, e loro hanno progettato ChatGPT con una certa politica. Allora, sicuramente da un punto di vista capisco che cosa ha fatto il garante. Ha detto, no, fermiamo un secondo. Quello va bene se tutti lo fanno, tutti non lo fanno, assolutamente. Il vantaggio, particolarmente per alcune persone sfruttando questo sistema, è enorme. È veramente enorme. Per chi lavora nel mondo accademico, in 3 mesi che è uscito questo sistema, è diventato fondamentale. Io ho scoperto abusi anche il sistema, quei accademici, perché ChatGPT menta, dice delle bugie. Per esempio, io chiedo, scrivimi un testo in stile accademico per una rivista che parla di la progettazione per i valori umani, parlando di XXX, e mi scrive. Io dico adesso, fornirmi 5 fonti che sostiene quello che tu hai scritto, e mi dà 5 nomi dei autori, titoli dei saggi, riviste in cui sono pubblicati, numero dei pagine di quella rivista. Ho detto, ma mi pare molto strano, perché io conosco tutti questi autori, giustamente? È vero, veramente. Ma non ho riconosciuto il titolo di quei testi. Ho detto, ma io che conosco tutta la letteratura, conosco questi scrittori, non conosco i saggi. Ho copiato e incollato quei riferimenti, non esistono. Allora, quando ho visto quello, ho detto, questa è una cosa allucinante, perché è molto convincente, molto suadente. Già dal titolo molto descrittivo, cattura tutto. Ho detto, io adesso chiedo ChatGPT, scrivo un titolo per il mio prossimo saggio, che è molto... l'ho fatto. Ho chiesto, perché io stavo scrivendo un saggio, adesso ho detto, è molto particolare sulla teologia e la tecnologia. Io ho chiesto, dammi 5 titoli che cattura tutto questo. Bellissime, veramente belle. È così creativa. Io non posso credere che hanno costruito un sistema così potente. Col potere c'è la responsabilità. OpenAI, responsabilità zero. Capisco il garante. Mio obiezione contro il garante è che non funziona. Non funzionerà. Italia, e il garante italiano, non ha il potere di costringere
OpenAI, che è così enorme ormai, è così potente, che Microsoft ha già assunto ChatGPT verso il loro, diciamo, il loro utilizzo, sono tutti così. Google, OpenAI, Microsoft, Palantir, sono così. Allora, a quel punto, solo lo Stato italiano ha bloccato l'accesso, secondo me, a tanti che potevano sfruttarlo per bene. Ci saranno un sacco di persone che lo sfruttano per male, te lo dico adesso, come qualsiasi altra tecnologia, assolutamente. Ma è stato progettato, è stato fatto, non hanno messo controlli, non hanno chiesto il consenso, né può essere bloccato. Non se tutti noi non lo blocchiamo e se OpenAI non lo chiude. Ma come, ci sono altre mille app che lo usano senza che siano bloccate? Perché OpenAI, come abbiamo detto finora, le tecnologie non esistono isolati dalla società o altre tecnologie. Sono ben capiti come infrastrutture. Allora, già tante altre aziende che progettano e creano altri sistemi di convenzionali, quelli che si può fare discorsi, consigli, cose per gli avvocati, cose per i medici, hanno già adottato ChatGPT per potenziare, visto che è già un sistema ben fornito con dati e algoritmi, per potenziare, per fare funzionare meglio i loro sistemi. Allora sono integrati, inseparabili. Sì. Chiudendo ChatGPT ora, vuol dire, non chiudendo ChatGPT, vuol dire chiudere un sacco di altri sistemi, perché i sistemi adesso si diffondono facilmente, velocemente e diventano integrale con la società, perché è difficile a togliere tecnologie dalla società perché sono così integrati. Siamo dipendenti più o meno su queste tecnologie, togliendo una cosa, come abbiamo detto, si tocca una cosa, è un sistema complesso, l'effetto si sente ovunque. Allora, il garante ha fatto una cosa, segnalando il virtù italiana. Cioè, guarda che cosa abbiamo fatto, che non avrà effetto. Non avrà effetto, forse solo effetto negativo. Il garante, in teoria, ha fatto il suo lavoro. Quello è il compito del garante del privacy. Nessun altro garante, stranamente, degli altri paesi europei sono messi a fare la stessa cosa. Non è che è diverso in Germania o in Olanda che in Italia. Gli abusi del privacy, del consenso, rimangono quelli.